talento da solo non basta. E quindi loro due secondo me hanno dato un messaggio a loro modo diverso, ma importante, che è quello che è necessario sacrificarsi, è necessario volere raggiungere un risultato. Poi ovviamente il talento può fare la differenza. Quali sono secondo te le qualità che un calciatore deve dimostrare per essere considerato il migliore in campo? Penso che la caratteristica più importante per un giocatore di calcio sia quello di saper giocare insieme agli altri, in sostanza di saper far parte veramente di una squadra, perché poi i grandi campioni, anche i più grandi, quelli che individualmente sembrano i più forti, fanno soprattutto una cosa: giocano insieme a tutti gli altri compagni e per tutti gli altri compagni. Potrebbe raccontare un episodio di grande realtà in campo in cui le è capitato di assistere? Di vedere allenatori che pur sulla panchina della squadra avversaria intervenivano per esempio a favore di ragazzi della squadra avversaria, quindi anche semplicemente con un complimento, con un gesto per incitarli, con un gesto per complimentarsi per aver segnato un gol. Mi è capitato spesso di vedere allenatori che si alzavano in piedi a applaudire gesti tecnici e gol di ragazzi delle squadre avversarie.